sabato che c'è stato l'accordo politico e non tecnico a Trecastagni, si perde a Giar, dove noi non avevamo dato il nostro apparentamento perché non credevamo in una candidatura che a nostro avviso era la prima Repubblica. Si vince dovunque sono state fatte delle candidature forti, autorevoli e fortemente sintonizzate con la rivoluzione che poi ci sta messo in campo. Pensiamo che esserci ritrovati a distanza di pochi mesi con tanti amministratori, con tanti consiglieri comunali, con tanti assessori è certamente una soddisfazione. A Scordia abbiamo un assessore donna, Mariella Centamore, a Trecastagni un altro assessore donna, Paolo Faro, a Belpasso uno storico della sinistra di Belpasso, Armando Amico, ad Adrano uno storico della sinistra di Adrano, il nostro coordinatore in quella città, Marcellino. Quindi pensiamo di poter dire che il movimento sta entrando in tutte le città della provincia di Catania con forza, dal punto di vista elettorale e anche con una grande capacità di cambiare le cose. Non siamo interessati a posti, non siamo interessati a sedie, siamo interessati a poter portare avanti i programmi che ci siamo dati. Queste persone non sono delle persone che hanno ottenuto un posto, li riteniamo precari della politica, ovvero sono delle persone che dovranno svolgere il ruolo che il movimento gli ha dato in maniera precaria, perché verranno valutati su quanto faranno in questi mesi e in questi anni.